Buongiorno. Portatevi il microfono più vicino in modo che possiamo parlare. Voi avete reso diverse dichiarazioni praticamente. Oggi siete disposto praticamente a essere interrogato? Vorrei sapere se sarò interrogato come testa o come imputato, o come imputato e come testa. Come imputate e nello stesso tempo quello che dite vale anche come testa. In modo che non vengo più. È un'unica dichiarazione. No, dico in modo che poi non vengo più. Basta, no. Poi non venite più. Giusto. Esattamente. Sì. Allora rendete l'interrogatorio. Come? Benissimo. Foglio 1 del volume 5 lo tengo proprio segnato. Ah sì, foglio 1, 2 del volume 5. Vabbè, che poi è riprodotto a foglio 94, 95, vedete, del volume 4. 94, 95. Quello che avete dichiarato in istruttoria ai carabinieri, al giudice istruttore, cioè, lo confermate adesso? No. Non confermate? No, assolutamente. Nessuna di quelle dichiarazioni? Niente proprio. Niente. L'unica cosa che posso confermare è che magari ho sbagliato e chiedo scusa sia alla vittima che allo Stato e alla Corte, che fa parte dello Stato, che ho fatto il tentato omicidio su Mario Fabrocini, che magari era un uomo che non meritava. Purtroppo ho sbagliato e sto qua per pagare. E mi autoaccuso di questo tentato omicidio. Poi del resto... non accuso. E autoaccusandovi, no. Confermate che con voi avevano partecipato anche gli altri? No, io mi accuso e scagiono tutti coloro che sono stati accusati da me. Cioè io ritratto tutte le dichiarazioni, sia da imputato... Ma allora avete mentito allora, avete mentito? Quando avete reso quelle dichiarazioni, non avete detto la verità? Io mi sono solo autoaccusato del tentato omicidio. Questa è un'interpretazione che la può bagliare la Corte. Comunque ci stanno alcune persone che qua sono innocenti. Comunque non sta a me giudicare, ma lei, la Corte. Vabbè, io voi avete reso non voglio, una serie di dichiarazioni. Io non voglio, signor Presidente, io non voglio più fare il pentito. Vabbè, cioè a me il pentito non mi interessa. Io non intendo fare più il pentito. Sono pentito dei miei reati. Punto. E voglio pagare. Sono pentito di fare il pentito... accusando altri di eventuali reati commessi. Intendo mantenere il mio stato di pentito soltanto per quanto riguarda le azioni delittuose commesse da me personalmente. Sì, per sentirmi meglio e per pagare i miei debiti. Ciò per liberare la coscienza di un peso. Sì. E scontare i miei debiti verso la giustizia. E la pena... per quello che ho fatto. Sì. Risponde. Non confermo alcune delle dichiarazioni, alcune delle numerose dichiarazioni da me rese in questo processo. Ho accusato altri omicidio. Fabrocino Francesco e del tentato omicidio di Fabrocino Mario. Sì. Il
mettete soltanto quella parte di vostra responsabilità. Della mia responsabilità. Per quale di questi due reati? Per il tentato omicidio. Per il tentato omicidio. E vorrei scusarmi con la corte, sì, e con la famiglia del Fabrocino. Mario Fabrocino, praticamente. Sì. Io ammetto soltanto... Ma l'avete commesso da solo o in compagnia di altri, questo tentato omicidio? Io mi sono... da solo. Da solo? Cioè io mi sono attribuito. Eravate io solo? Da solo, sì. Qualcuno vi ha dato l'incarico per fare questo tentato omicidio? Signor questo Presidente, omicidio? No, no, non rispondo a queste... Come? Non intendo rispondere a queste domande. Non intendo rispondere? No, sono stato preciso, no? Io ammetto soltanto di avere sparato... No, sparato, partecipato. Non avete sparato? No, neanche. Anzi, di avere partecipato al tentato omicidio di Fabrocino Mario? Sì. Con voi c'erano altre persone che non intendete nominare? Credo che sia logico, no? Perciò non ho sparato. Io vi faccio una domanda. Con voi c'erano altre, sì, persone che voi non intendete nominare? Io non intendo parlare. Punto. Voi non siete stato l'esecutore materiale, non avete sparato voi? No. Punto. Con me c'erano altre persone per compiere tale reato. Non sono stato l'esecutore materiale dello stesso. Intendo nominare gli altri partecipanti al detto delitto. Intendo dire da chi fu promosso detto delitto. Non intendete dire più niente? No, signor Presidente, perché io non intendo dire da chi è stato, chi ha dato il mandato esecutivo, la spedizione di questo. Non intendo, non intendo, non intendo, no, intendo dire non voglio... neppure chi ha dato il mandato per compiere. Perché non voglio. L'omicidio di Fabrocino Mario. Sì. Perché non voglio, perché per causa mia o di noi dissociati vanno di mezzo persone che non c'entrano. Cioè se Riccio ha sbagliato, oltre vabbè, dissociati... scusate Riccio, no, scusate Riccio, questo, scusate Riccio, adesso state dicendo queste cose. Sì, però quando voi nelle numerose dichiarazioni, ne avete, sì, rete 7-8 dichiarazioni, sì, avete parlato, sì, praticamente... Sì. Dei vari, sì, personaggi, sì, che avrebbero partecipato a questi reati. Sì. Voi a loro lo avete fatto, non è che qualcuno vi diceva fallo per forza oppure hai la facoltà di farlo, eccetera. Voi l'avete fatto spontaneamente, praticamente. Voi avete dato la possibilità alla giustizia di, diciamo così, istruire questo processo e di portare a giudizio questi imputati, praticamente. Sì. Non siamo stati noi giudici, praticamente, o i carabinieri che ci hanno dato notizie sugli imputati di questo processo. Le notizie, sì, sugli imputati di, sì, questo processo principalmente ce l'avete dato voi e Incarnato. Sì, su questo processo. Incarnato, sì. Voi Incarnato. Ora, se voi dite io non intendo fare del male a delle persone innocenti. No, 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 lei forse mi ha offeso, signor Presidente, chiedo scusa. Prego. Io intendevo, se io parlo o altri dissociati parlano, giusto, lo Stato si dovrebbe anche attribuire la responsabilità di queste persone. Qua di quelli che parlano. Ora che siano, scusate, di quelli che parlano. Di quelli che parlano. Ora che siano colpevoli o innocenti queste persone, questi imputati, sì, che siano colpevoli o innocenti, che io non sto qua né per accusare, anzi per ritrattare, sta alla Corte a decidere. Bisognerebbe salvaguardare anche la vita dei familiari dei dissociati. Sì. Cioè qua si vede la morte della madre di Pantica, la morte da, ma che non vede che ci azzeccano queste persone, se Riccio ha sbagliato, che dovrà morire,
Poi un domani lo ammazzeranno, non so. Quindi, in effetti... quindi non dica voi, che sono voi quindi loro. Non intendete più collaborare perché più lo Stato parlare, non vi ha garantito. Voi quindi non intendete più collaborare perché lo Stato non ha garantito l'integrità fisica dei familiari. Non ha sì, fatto ma con niente. Ciò, sì, con ciò però non confermo le dichiarazioni. Esatto, perché sarebbe una scusanza. Sì, se no. Domanda e risponde. Oltre a non confermare tutto quanto da me detto. E non, signor Presidente, però io non parlo così perché ho paura dei miei familiari, perché a me i miei familiari non mi interessa proprio, tra parentesi, è un discorso di dignità, che io mi sento di parlare così e quindi è per questi motivi vengo qui e in altre aule a pigliarmi le condanne, c'ho da fare già quasi 200 anni di carcere. Capito. Ecco. Dunque, oltre a non confermare quanto, tutto quanto da me già detto in istruttoria... Io non intendo più collaborare con la giustizia. E allora perché non intendete collaborare con la giustizia? Perché i risultati sono stati negativi. Giorni addietro, pochi giorni fa è stata ammazzata. Perché i risultati della mia collaborazione finora sono risultati negativi in altri processi. No, non ho detto questo, signor negativi? Presidente. Sì. Negativi in genere per i familiari dei pentiti, tra virgolette pentiti. Che tra parentesi non c'entrano con noi, tra parentesi no, non c'entrano. I quali non ricevono adeguata protezione dallo Stato. Sì. E non parlo, non per paura, perché questo sarebbe un motivo in più per parlare ancora. Ciò dico solo per un fatto morale. Morale, esatto. Perché questo è un motivo in più per parlare. Ammazzando i familiari dei pentiti. Esattamente. Ricci potrebbe far arrestare mille e persone. E non perché... Ricci. Ai miei per un fatto morale, sì. Ai vostri familiari non hanno fatto niente? No, no. Perché... qualche dei miei familiari abbia subito atti di ritorsione o di vendetta. O io tema che possano subirli. Anzi, sarebbe un motivo in più per poi collaborare. Se avessi timore per l'integrità fisica dei miei familiari, avrei un motivo in più per lavorare con la giustizia. Voi non avete confermato quello che avete dichiarato in istruttoria. No. E siamo d'accordo. Ma allora quello che avete dichiarato in istruttoria non è vero. Sta a legge di care, se è vero. Non è vero. Non è che sta... io sto rivolgendo a sì. voi una domanda. Ah, una domanda. Poi non sono io solo a giudicare, siamo tutti ah, noi certo, a giudicare. Innanzitutto il popolo italiano il che popolo giudicherà italiano. Il vostro comportamento sì. e se dovete essere creduto adesso o per quello che avete detto allora, sì, praticamente. Sì, sì, sì. Io vi sto rivolgendo una domanda alla quale vi prego di dare una risposta. Certo. O sì o no, praticamente. Sì. Allora, quello che avete detto in istruttoria, tutto quello che avete detto in istruttoria, è frutto di fantasia, sono bugie, o diceste allora, diceste la verità? No, 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 io non rispondo proprio a questa domanda, signor Presidente. Non domanda risponde. A domanda. Due punti. Quello che avete riferito in istruttoria, nelle varie dichiarazioni, ero... o falso, punto interrogativo, chiudete virgolette, risposta. Non intendo rispondere, sta a voi giudicare. E dire praticamente, domanda. Dite...
le modalità di azione per il tentato omicidio di Fabbrocino Mario. Chiudete virgolette. Da capo risposta. Avete intesa la domanda? Sì, sì. Voi dite, io sono responsabile del tentato omicidio. Allora io vi invito a raccontarmi come è avvenuto questo tentato omicidio. Volete rispondere o no? No, credo che ci sia la facoltà di non rispondere. Sì, perciò io vi sto dicendo. Non intendo, grazie. Non intendo rispondere. Dunque, risposta. Non intendo rispondere. Domande da fare. Qualcuno? Uno, potete almeno dire perché si tentò di uccidere Mario Fabbrocino? No, no. Domanda. Dite perché tentaste di uccidere Fabbrocino Mario? Posso solo aggiungere che forse non meritava di essere punito. Appunto. Questo si collegava a quello che avevate accennato prima. Sì. Non intendo rispondere. Virgola, comunque per me Fabbrocino Mario non meritava di essere ucciso. Sparato, non ucciso. Ucciso, la stessa cosa. No. Sparato. Ah, esatto. Di essere ucciso. L'azione giusto, era per andare a uccidere. Giusto. Che poi ho citato la coltellata, sparato. Sì, giusto. Cosa. Non meritava di fare una brutta fine, insomma, questo è il concetto. Come? No, non l'ha fatto. E non l'ha fatto, vabbè, questo è un fatto non voluto, perciò è un tentato omicidio. Ma allora è andata per l'omicidio, non per fare un tentato omicidio, perché noi allora parleremo di lesioni, non di tentato omicidio. Altre domande? Se ritiene... Un momento. Sì. Un'altra domanda soltanto. All'inizio delle vostre dichiarazioni odierne, piuttosto scarne per la verità, avete detto, qui ci sono degli innocenti, ecco. Quando dite ci sono degli innocenti, intendete dire che sono tutti innocenti o ci sono degli innocenti? Tra gli attuali imputati, voi avete avuto... Non vi chiediamo di dire quali. Non vi chiediamo di dirci per nome quali sono gli innocenti, perché automaticamente risulterebbe poi quali sono i colpevoli. Siccome voi non volete parlare, noi questa domanda non ve la vogliamo fare. Noi vogliamo solo sapere... genericamente, se tra gli attuali coimputati vostri ce ne sono alcuni, ma senza dire chi sono, che sono innocenti. Io dalle... posso girare la domanda, signor Presidente? Sentiamo. Dal discorso che ho fatto poc'anzi, cioè ritrattando sono tutti innocenti, no? Sì. Dal discorso che ho fatto. Però in precedenza, stando... a una dichiarazione a cui ho mandato al giudice istruttore a questa Corte, sembra di aver chiarito bene la posizione in particolare di Luigi Altamura. Sì. Non so se vi risulta agli atti. Sì. E quindi, vabbè, dal mio avviso, io che ho fatto, cioè io che sono responsabile di questo reato, credo più di me nessuno può sapere che è innocente. Cioè quindi Luigi Altamura è innocente. Che è innocente. Cioè ci ho tenuto a chiarire questo quando nell'epoca io parlavo ancora. Sì. Ecco, ma se lei me lo chiede oggi, io non rispondo. Ah, quindi no, oggi non risponderemo. Ma noi non volevamo sapere adesso con precisione chi erano i colpevoli e chi erano innocenti. No, perciò io ho fatto il distinguo. Per me tutti gli omicidi di Napoli. Siccome voi avete detto, io non confermo, cioè, perché praticamente non voglio che magari siano condannati o che siano ritenuti responsabili di reati degli innocenti. Io vorrei sapere, il collega voleva sapere praticamente, gli avvocati vogliono sapere e intervengono pure loro, se tra gli attuali imputati, pur senza fare il nome e indicare il numero, praticamente, se voi ritenete che ci sia qualcuno che è innocente. Ci sarà qualcuno che è innocente? Beh, qualcuno. Allora, verbalizzo. Domanda e risponde. Ci sarà. Non intendo riferirne i nomi, ma tra gli attuali coimputati qualcuno è innocente. Stiamo parlando di questi. Di questo tentato omicidio? Perché dell'omicidio voi vi ritenete strano, voi avete ammesso solo il tentato omicidio. Esattamente. Qualcuno è innocente, sempre con riferimento al tentato omicidio di Mario Fabbrocino. Sì.
Un attimo, avvocato. C'è anche il pubblico. Se vi mettete in un posto dove ci sta, sta un microfono, da quella parte ci stanno i microfoni, ci sentiremo meglio. Voi non farete sforzi vocali, io non farò sforzi auditivi. Una domanda. No, Gennaro De Falco. No, lei è avvocato? Sì, sono procuratore legale. Perché lei non l'abbiamo costituito oggi, perché quando abbiamo iniziato il dibattimento sì. È venuto proprio avvocato Senesse, quindi bisogna dare atto che benissimo ed è già costituito. Io sono l'avvocato Senesse. Costituzione dell'avvocato Cortaro Gennaro De Falco. Stavo là. Ma non l'avete detto, come vi chiamate, scusa? Gennaro De Falco, presidente. Gennaro? De Falco. De Falco? Sì. E siete in proprio o per no, delega di... in sostituzione dell'avvocato Portaro, no? In sostituzione dell'avvocato Portaro, sì. A questo punto è comparso e si costituisce per delega l'avvocato Portaro, l'avvocato Gennaro... De Falco. De Falco. Sì. No, presidente, c'era una richiesta per quanto riguarda quelle dichiarazioni che prima ha reso circa la posizione di Altamura, no? Mi sembrava un fatto che potrebbe avere un certo interesse come verbalizzazione, sotto il profilo della verbalizzazione. Per Altamura, avvocato, per chiarire il concetto, perché ci siamo fermati ad Altamura praticamente, ha detto io già in istruttoria, ha detto... No, non in istruttoria, 5-6 mesi fa, 7-8 mesi fa. Eh sì, appunto, nelle memorie praticamente. Sì. Già io avevo detto che Altamura non c'entra, non so se rende l'idea, ma io oggi non vengo a fare il distinguo se Altamura c'entra o non c'entra, oggi io non mi pronunzio più, ha detto praticamente. Esatto. Fatene l'uso che volete di quelle memorie che io ho mandato praticamente, allora ve l'ho mandato, oggi però io non confermo niente praticamente, non mi impegno più nemmeno per Altamura, esatto. Cioè io rispondo. Non sospetti, ho detto comunque quando parlavo che Altamura non c'entrava. Ma dice, ma oggi praticamente oggi confermate che Altamura no, non c'entra. Io chiedo scusa, io ritratto su tutti. Poi il signor procuratore mi ha chiesto, il signor pregiudice. Chiedo scusa, mi ha chiesto con più esattezza chi fosse innocente. Essendo che io non voglio fare distinzione, perché ho ritrattato su tutti, ci ha tenuto nel precisare che già prima avevate fatto la distinzione. No, da prima che parlavo, collaboravo con la giustizia, ci aveva tenuto nel precisare Altamura. Che Altamura era innocente. Esatto, ma oggi Altamura posso ancora confermare che è innocente Altamura. Oggi lo però chiedo scusa. Benissimo. Non è attinente poi alla mia dichiarazione. Benissimo. Cioè, domande e risponde. Oggi sono tutti innocenti, quindi ha maggior ragione. Noi la prima rimane oggi. Come già riferito in una memoria scritta. In una mia memoria scritta, anche oggi ripeto che il coimputato Altamura Luigi è innocente. Sì. Punto. Questo proprio per un fatto di coscienza. Io ho spiegato anche perché è innocente. Per i motivi di cui alla memoria scritta. Sì. Chiedo scusa all'avvocato De Falco, se abbiamo avuto incartare, era una circostanza importante alla quale naturalmente erano interessati diversi avvocati. Lei voleva fare qualche domanda? No, mi basta, grazie. Era su questo punto forse? Benissimo. Se ritiene, Presidente, solo una domanda. In effetti, perché è stato chiesto tra l'altro a Riccio se in passato avesse detto la verità, che in qualche modo poteva anche essere uno stimolo all'eventuale confessione di un reato di calunnia o di autocalunnia. Nel solco, se vogliamo, delle domande ingenue, io vorrei anche chiedere, poiché preme sembra all'imputato anche una sua immagine di coscienza e di serenità, eccetera, poiché se lui sa, innanzitutto se ha conoscenza che molti imputati, anche in questo processo, lo accusano praticamente di aver posto in essere delle estorsioni attraverso le proprie dichiarazioni, se lui ha conoscenza di questa accusa, se conferma o meno che ha posto in essere tentativi di estorsione, cioè se avrebbe fatto queste dichiarazioni finalizzate allo scopo di ottenere il denaro. Avete inteso, dici pubblicità, sì, adesso inteso, io ve lo traduco, ho inteso bene, ve lo traduco in maniera che voi mi possiate dare una risposta precisa. Sì. Ieri Vi aggiorno, voi non c'eravate, no. Nel dibattimento ieri alcuni imputati hanno detto
detto che sono stati accusati da voi perché voi dal carcere facevate, no dal carcere, dalle caserme dei carabinieri, da altre parti, non so dove, insomma, comunque attraverso emissari, parenti, amici e compagnia bella, facevate delle richieste di denaro. Sì. Voi praticamente in contropartita dicevate che se non pagavano a voi, voi le avreste accusate di gravi reati. Quindi io ora è vero o non è vero? Chiedo scusa, quindi ora avrei avuto i soldi. Voi adesso praticamente se queste persone, dice il pubblico ministero, siccome voi oggi dice il pubblico ministero, siccome voi oggi fate, diciamo così, vi comportate secondo coscienza, perché avete accusato, oltretutto, soltanto voi stesso e non anche gli altri, praticamente. Sempre facendo appello alla vostra coscienza, ammettete voi di aver chiesto praticamente denaro alle persone che poi avete accusato, perché denaro non ve ne hanno dato? No, signor Presidente, non esiste e non accetterei. Sarei un mercenario se lo farei. E le persone il quale io non so, ma posso immaginare, perché ho fatto già un altro processo con uno degli imputati che sta qua, è un po' fuso, è una storia che si ripete in tutti i processi, dice, però queste le prove non le porta mai, non le dà mai queste prove, è pur ignorante. Ora ha avuto la fortuna che è uscita sotto per l'uccisione di Salvia. È domanda ignorante. Risponde nego. Quindi, domanda risponde, nego. Sono, chiedo scusa signor Presidente, ecco, vorrei fare sapere anche alla malavita, no? Alla criminalità organizzata, queste sono istigazioni il quale apportano alle persone ad essere infame, poi a parlare. Quindi io mi potrei incavolare, perché non sono il tipo da pigliarmi i soldi, da fare l'estorsione, e poi potrei cantare, poi non sono io che canta, ma poi argentato, oppure sarebbe un bingo pallino, cioè mi spiega signor Presidente? Sì. Quindi che la smettessero con questo fatto dei soldi? Se è vero che vengono qui, dimostrassero. E me lo dimostrassero. Dunque, domanda e risponde. E parliamo da uomo a uomo, sì. Da pendito a pendito, perché mi sembra che sono pendite, mi sembra, queste persone. E aver formulate le accuse in questo processo. Solo per fini estorsivi. Due punti. Io non ho mai chiesto denaro. Camorristi miei amici o ex amici? Con la minaccia di accusarli di gravi reati. Questa è una storia che si ripete in quasi tutti i processi. Quasi tutti i processi. Per far apparire i pentiti o ex pentiti come infami. Diciamo come camorriste, signor Presidente. Forse è meglio. Come camorristi, pure loro. Come camorristi. Ma sempre l'infamità sarebbe. Uno che tradisce praticamente la camorra e fa i nomi. No, ma io credo loro che lo direbbe, dice, questo è un infamo perché ci accusa praticamente perché voleva i soldi, non perché noi abbiamo commesso i denari. Avendo i soldi io sarei un mercenario, no? Avrei fatto anche gli omicidi, i reati per soldi, no? Io non ho mai avuto soldi da nessuno. Neanche quando ero camorrista. Io non ho mai avuto denaro, né... E neppure ne ho chiesti, neanche quando ero effettivamente camorrista. Perché li guadagnavo. Me li guadagnavo. Ve li guadagnavate voi? Sì, sì, sì. Perché mi bastavano quelli che guadagnavo da me solo. E finanziavo. Finanziavate? Sì, sì. E chi finanziavate? Manteneva 263 carcerati e in più, insomma... Provvedendo anche a elargizioni in favore... di camorristi detenuti. 263 camorristi detenuti. 263 camorristi detenuti. Provvedendo anche a elargizioni
in favore di 263 camorristi detenuti. Ammettete di aver fatto parte della Camorra, della NCO? Certo, certo. Io ammetto tutte le mie responsabilità, voglio pagare tutti i debiti con la giustizia. Punto. Ammetto, virgola, quindi, virgola. E oggi vi sentite ancora della NCO oppure no? No, 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 no. E da quanto tempo non vi sentite più? Io non mi sento della NCO, non da quando mi sono dissociato, ma dal 1982. Io, fino al 1982... che io fino al 1982 ho fatto parte della NCO. Sì. Presidente, no, credevo nella NCO. Ah, non avete fatto parte, credevate? Sì, ho fatto parte, credevo nella NCO. E poi avete fatto parte e credevate? Sì. Credendo alla NCO. Presidente, chiedo scusa. Nella bontà dell'organizzazione ed anche del capo, quindi anche credevate anche a Cutolo praticamente facendo parte della NCO. Soprattutto. E soprattutto nel suo capo Raffaele Cutolo. Creduto più, signor Presidente, scusi. Poi avete detto, perché credevo, dall'82 non ci avete creduto più? No. E siete uscito dalla NCO? Sì, nell'83 sono passato nelle file della nuova famiglia. Nel 1983 ho lasciato la NCO e sono entrato a far parte della nuova famiglia. E quale clan? Nuova famiglia. Nuova famiglia. Un po' clan autonomo. Autonomo. Un clan autonomo? Sì, sì. Nuova famiglia. In un clan autonomo. E chi era il capo? Non intendo rispondere, signor Presidente. Anche se si è fatto un processo. Del cui capo non intendo fare il nome. Perché avete lasciato la NCO e siete passata alla nuova famiglia? Perché c'erano troppi morti ingiustificati. Punto. Lasciai la NCO che per me non erano giustificate tante esecuzioni capitali. Anche fatte da me. Alcune delle quali fatte proprio da me. Alcune. Ma di vostra volontà o per ordine ricevuto? No, per ordine ricevuto. Per ordini ricevuti da chi? Non intendo rispondere, signor Presidente. Per ordini ricevuti da persona che non intendo nominare. Sì. L'avvocato Ciccarelli voleva fare una domanda. No, signor Presidente, volevo che si verbalizzasse perché ha dichiarato che ha collezionato 200 anni di carcere, siccome ne ha parlato. Circa. Avete avuto circa, finora? Più o meno. Sì, sì, circa. Ergastoli niente? Avete avuto solo pene detentive temporanee? L'unico processo lei non mi ha dato all'ergastolo. No, l'abbiamo assolto semplicemente. 28 anni. 28. No, sono usciti tutti quanti, solo io. Ah. 28 anni. Soria e Paduano. Ah, Soria e Paduano, sì. E là pure voi vi accusaste? Solo io. Avete ragione. Ora, tutti se ne sono usciti tranne voi. Ora dico io, no? Nel fatto che dicono che io mi pigli i soldi, no? È un'istigazione, mi stanno invitando a parlare, giusto o no? Certo. O portano le prove, o che vengono qua e mi invitano a fare il pentito. Ma gli risulta che io faccio il pentito, signor Presidente, io faccio il pentito. Ma gli risulta che altri associati lo fanno, che chiedono i soldi, mi invitano a parlare e io faccio il pentito. Gli risulta questo, e poi che mandano le lettere addirittura. Chi sono i camorristi e chi ha fatto i reati, perché dietro su, signor Presidente, io mi attribuisco la responsabilità di 20, 18, che se ne 17, 20, omicidi, 100, 200 tentati omicidi, però posso attribuire un sacco di reati, ma proprio tanti reati, a molte persone, che ci presenti e non presenti. Per cui se mi vogliono invitare, io sto qua, che vengono e mi dicono che io
mi sono preso i soldi, è un mio familiare, un mio amico. Una mia conoscenza. Ragionamento, scusatemi, cioè mi stanno invitando. Il ragionamento non regge più, questo che state facendo. Non regge, per il semplice motivo che, per il semplice motivo che questo contrasto si potrebbe dirimere se voi aveste confermato le dichiarazioni rese in istruttoria. Allora avreste il diritto di dire praticamente: questi signori trovano la scusa che io voglio fare la estorsione. No, allora venissero qui e me lo provassero. No, chiedo scusa, signor Presidente, perché se io oggi sto qua a non collaborare, non collaboro per me, non per loro. Io non collaboro per me, sì, per ma, mia coscienza. Ma voi state però si può, no, chiedo scusa, si può interpretare. Riccio viene qua, non collabora perché magari ha avuto i soldi. Si può interpretare in questo modo. Sì. Riccio non collabora per motivi suoi, per motivi miei. Sì. Riccio non collabora, ma no, perché ho avuto i soldi. Ho quindi capito. Se c'è qualcuno che dice che Riccio ha fatto delle che venga qui Riccio spontaneamente aggiunge, però che si attribuiscono la responsabilità che loro fanno parlare a un infame, cioè da stabilire questo. Mettiamo parenze e stabiliamo questo punto di vista. Io oggi non parlo e non accuso nessuno per problemi miei e problemi anche familiari, problemi voi miei. Non parlate e non accusate nessuno, però avreste gli elementi per poter accusare. Ma io ho parlato in genere, io potrei parlare di un sacco di persone, un sacco di fatti, però dicendo la verità, avendo degli elementi. Ovviamente. Quindi voi non parlate e non accusate nessuno, pur avendo degli elementi, per un fatto di coscienza, di non coscienza. Perché vi hanno dato i soldi. No, per amore perciò di questo Dio, possiamo scrivere. Sì. Anche per altri fatti. Io, se c'è anche qualcuno di... per altri fatti. Signor Presidente, chiedo scusa alla Corte. Se c'è qualcuno, una persona, in questo processo, imputata, che ha dichiarato o continua a dichiarare che io ho fatto, gli ho chiesto i soldi, ho fatto delle estorsioni, che io sto qua, che venga qui e me lo venga a dire in faccia. Dice, voi avete ragione a dire questo, però la risposta sarebbe facile praticamente, che se vi hanno pagato non sarebbero così stupidi da venire a dire in udienza l'hanno pagato. No, ma lei mi ha detto, perciò, chiedo scusa. Anziché attaccarci ci difende praticamente. Chiedo scusa, signor Presidente, è chiaro che detto... se vi hanno pagato, nessuno dice che vi ha pagato. Chiedo scusa, però lei prima, poc'anzi, ha detto che ieri... visto che io non c'era, qualcuno ha detto... Si dice che praticamente sì. I cosiddetti pentiti sarebbero pentiti. Non sarebbero pentiti. Per la verità, Pagano avrebbe detto che Riccio ha avanzato una richiesta di 600 milioni a tutti i camorristi della zona di Ottaviano. Pagano continua a dire questo? Se Pagano se la sente, si segga qui e facciamo un confronto con Pagano. Non so se qualcuno, che sia Pagano, che sia un altro, a me risulta che Pagano l'abbia detto questo. Era stato detto appunto. Sì, da non Pagano. So se chiunque, signor Presidente. Che avete chiesto 600 milioni. Non mi interessa che sia Pagano, sì. Non mi interessa. Chiunque di loro si sente di portare avanti questo discorso, che venga qui a confronto e ne discutiamo. Io sono pronto a discutere. Allora, che si attribuisce anche la responsabilità e le conseguenze, nel senso morale, perché io non parlo per me, però a questo punto io faccio il pentito. Allora, che siamo? Problemi miei familiari. Miei e familiari. Accuso per ragioni morali, come già ho detto. Comunque, nessuno mi ha pagato perché io oggi non parlassi. Sì. Sì. Se qualcuno ciò avesse fatto, sì. Si facesse avanti. Sì. Chiunque, signor Presidente, sì. Chiunque. Si facesse. Prima, se gli risulta che altri dissociati hanno fatto mercato, hanno fatto accuse. Vi risulta che altri dissociati invece si sono pigliati i soldi o hanno chiesto i soldi per non accusare o per ritrattare? Chiedo scusa alla risposta, non mi interessa proprio, signor Presidente. Vabbè, lasciamo andare. No, non mi interessa. Se vi interessa. La domanda è diversa. Sì, ma a me non mi interessa, signor Presidente. Sì o no? Chiedo scusa. No, noi vogliamo sapere. Non è rilevante. No, non è... Non lo so in questo...
se vi risulta o non vi risulta che altri hanno speculato in danaro per accusare o per ritrattare. No, ma non mi interessa proprio, né di sapere domanda, né di rispondere, non mi interessa. A domanda, non è due punti. Processo, poi, vi risulta che non mi interessa. Una cosa non mi interessa. Altri pentiti abbiano richiesto danaro ho ricevuto danaro per non accusare altri di gravi reati per ritrattare le accuse già fatte, punto interrogativo, chiude di virgolette, da capo risposta. E questo non interessa proprio. Chiudete virgolette. Domande? Nessuna. E allora, potete tornare al vostro posto. La ringrazio. Prima di andare vorrei che Prego. Si segnalerebbe ancora che vorrei ancora una volta chiedere il perdono alla Corte e alla, sì. alla famiglia della vittima. Basta. Nient'altro. Dunque, spontaneamente aggiunge prima di allontanarsi. Chiedo comprensione e perdono alla giustizia e ai familiari di Fabbrucino Mario. Sì, no, a lui personalmente, perché lui non meritava di essere sparato. Sì. E in particolare a lui personalmente. Perché non meritava di essere sparato. Il fratello non c'entrava perché proprio. Non meritava lui di essere sparato. Lui non meritava l'attentato. E il fratello di essere ammazzato, perché il fratello non c'entrava e per niente. E neppure il fratello meritava di essere ammazzato. Visto che non c'entrava proprio con noi della malavita, anche dopo fattosi tanti anni di carcere. In quanto entrambi non... No, soprattutto dice non se lo meritava Fabbrucino. Lui dice Fabbrucino non se lo meritava. Il fratello è stato ucciso... pur che essendo non del tutto proprio. Estraneo ai fatti della Camorra. Era innocente. Quello che è morto. Sì, il morto, allora era innocente. Che certo, implicitamente... Ammazzato. Perché proprio quest'ultimo... Innocente proprio dai nostri discorsi, innocente proprio. Non si interessava di Camorra... È innocente dei nostri discorsi. Ed era... immacolato, sì. In quanto non aveva commesso alcun reato, per quello che io sappia. Sì, e ne sono certo. Va bene. La ringrazio, posso andare? Arrivederci. Allora, Cutolo, volete venire? Io credevo in Cutolo, sono camorrista e credevo in prima di questo dobbiamo dare atto che i difensori rinunciano alle precedenti richieste di confronto dei loro assistiti con l'imputato Riccio. Prego, accomodate. Pare che oggi abbia rinunciato. Il quale, avendone fatto richieste, viene autorizzato a lasciare l'aula. Così ci togliamo il pensiero. Come state oggi? Lei immagina, sono malissimo. È quasi un mese. È un
mese, vabbè, ma c'è anche uno sciopero precedente, sono stati in 20 video con l'ossigeno per 5 giorni, non adesso comunque. Ma non vuol dire niente, questo non fa parte comunque. Vi prego soltanto di prenderne atto, perché io non potrei nemmeno, perché non ce la faccio comunque, mi sento con la mente svuotata, però sono a disposizione della Corte comunque. Io non sono né un medico praticamente, vi ho conosciuto prima per poter dare atto che eravate più robusti e oggi siete dimagrito praticamente. Questo non posso farlo. Pensa che lei c'ha i fonogrammi dal carcere. Infatti ne è arrivato proprio uno stamattina che voi continuavate ad astenervi dal mangiare, che eravate dimagrito praticamente, e noi l'abbiamo messa agli atti. Io non è che lo faccio per qualche cosa, lo so che a lei non interessa. Lo sappiamo qual è il motivo praticamente. Lo soltanto io... è che forse devo pagare anche più degli altri, ma voglio pagare con un minimo di dignità e nient'altro. No, voi dovete pagare come pagano gli altri, praticamente. Ma forse anche più degli altri, comunque, però con dignità. Con lo stesso metro. Non che non c'è l'acqua e tante altre cose. O che ne posso sentire la Santa Messa, che può darsi capire io, per la gente sono il più grande criminale del mondo, però devo praticare il culto della mia religione. Questa è una questione che dipende dal ministero. Purtroppo non dipende dai giudici. Ma mi dicono tutto così, perché forse non gli sta bene che Cutolo fa questa protesta pacifica. Forse vogliono. Ma i giudici in questa materia non hanno potere. Noi possiamo solo ordinare la traduzione per un'udienza. Ecco, io quello che vorrei dirle, che mi deve dare anche spazio di potermi difendere, è che un processo qui, un altro a quell'altra aula. Lo so. Giorno 15 ho un altro processo. Io non lo faccio con me, lo faccio per me nel meno, come per gli altri coimputati. Certo. Che ci sono tante gente innocente. Comunque, abbiamo sentito anche Riccio praticamente. Adesso voi avete reso una dichiarazione in istruttoria, foglio 74 del volume 4. In effetti, vi protestate innocenti di tutte queste accuse. La confermate questa dichiarazione? Naturalmente, poiché ci sono tanti processi, non so nemmeno che più o meno. Comunque. No, questo è il. Questo riguarda Fabrocini praticamente. L'unica cosa che ha detto Riccio è giusta, quello che ha detto l'ultimo. I reati sono praticamente la morte, l'omicidio di Fabrocini Francesco e il tentato omicidio di Fabrocini Mario. Questi sono i reati di oggi. Chiedo scusa dell'interruzione. Prima di passare all'interrogatorio vero e proprio, se possiamo dare atto a verbale di queste dichiarazioni iniziali di Cutolo circa la sua protesta rispetto alla detenzione carceraria, e la difesa chiede che il verbale di tale dichiarazioni sia inviato al Ministero per gli opportuni provvedimenti. So benissimo che la Corte non è competente a poter prendere dei provvedimenti, ma può dare un contributo in questo senso di presa d'atto di queste dichiarazioni. Potevamo farlo prima e potevamo farlo dopo, praticamente, la stessa cosa. Quindi no, non è che io volevo... stato intempestivo, Presidente. Tant'è bene che ci siamo intrattenuti sull'argomento, altrimenti ci passavamo sopra senza soffermarci. Dunque, allora, preliminarmente e spontaneamente... Faccio presente. L'imputato? Fa presente... di essere fisicamente debilitato a causa dello sciopero della fame da lui attuato da circa un mese. Per il fatto che viene tenuto segregato nel carcere dell'Asinara. Da quasi 6 anni, signor Presidente. Da circa 3 anni. Sei anni. Primo passo. Da circa 6 anni. Per cui i motivi sono in quella lettera, se gentilmente la vuole allegare, i motivi che io ho mandato al Presidente Severino. È una lettera indirizzata al Presidente Severino della Prima Corte di Assise d'Appello, che noi riproduciamo agli atti, in cui sono spiegati tutti questi motivi. Se i motivi sono in quella lettera. Io, in una lettera, ha dato un momento a me, avvocato. Sì, va bene, diamo tutte e due praticamente. Io in una lettera diretta al Presidente Severino, della prima sezione della Corte di Assisi di Appello di Napoli,
in data 1 gennaio corrente anno, ho spiegato dettagliatamente le ragioni di tale protesta, di tale mia protesta. E avete chiesto praticamente che venisse interessato il Ministero? Sì. In questa lettera? Sì, ma quello lo sanno bene, signore del Perciò dico, in questa lettera l'avete richiesto? Sì, è normale. Sì. Chiedendo che venisse interessato il Ministero di Grazia e Giustizia per la mia assegnazione ad un altro istituto di pena, ad un'altra casa circondariale. Ad un'altra casa circondariale. Il difensore esibisce fotocopia manoscritta di detta lettera e copia dattiloscritta della stessa per la migliore comprensione. Avvocato, questa esibizione prelude a una richiesta. Detto, di trasmissione di queste copie al Ministero. La richiesta era quella di inviare copia del verbale dibattimentale al Ministero. E quindi anche di questa. Se la Corte richiesta, ritiene. Con richiesta. Di trasmettere. Al Ministero di Grazia e Giustizia istituti di prevenzione e pena, Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena, copia dell'interrogatorio dibattimentale del proprio assistito e della lettera manoscritta e dattiloscritta come testé esibita. Debba essere poi la Corte a trasmettere questi atti, mi sfugge questa funzione di postino. Come? Dico, mi sfugge un attimino le ragioni per cui la Corte debba svolgere da tramite o fare da postino di certi tipi di comunicazione, quando esistono dei canali istituzionali, i modelli preposti nelle carceri che dovrebbero essere posti. Comunque io mi oppongo. L'imputato voi volete che vengano mandati al Ministero? Ma quello che dici l'imputato dica, sono già stati fatti. Insiste nelle richieste del proprio difensore. La lettera è un'aggiunta che si può anche evitare. Noi ci terremo che le dichiarazioni rese qui, che non possono essere rese direttamente alla Direzione Generale degli Istituti Prevenzione e Pena, siano trasmesse dalla Corte. Ma risultare che in tutte le sedi praticamente fanno presente questo stato di Ma mi pare che cioè questa cosa, cioè, gli organi di informazione è che lui si presenta davanti alle Corti per sostenere i processi. Mi sembra che la funzione precipua del processo penale non debba essere questa. Comunque, ripeto, molto sommessamente io faccio rilevare la mia posizione. In queste condizioni, signor Procuratore, questo è il paese del discorso e penso che lei l'ha capito. Io ho capito, dico questo tipo di proteste, ci sono altri tipi di canali, ci sono varie situazioni, cioè, oltretutto la stampa ne parla, eccetera, non vedo il tipo... Senza questo, inizialmente ha detto, io sono a disposizione della Corte, malgrado sia... Va bene, ma questa è una dichiarazione che rimane là, e gli atti valuterà, cioè,
Dico, no, cioè dal momento che esistono degli organi precipui, degli organi carcerari, delle direzioni sanitarie, eccetera, non vedo il senso. Cioè, se lui vuole, se c'è una richiesta di rinvio del dibattimento e verrà vagliata, se è un impedimento, eccetera. Cioè, molto sommessamente, non voglio neanche polemizzare, non è neanche il caso. Dicevo, mi interrogavo quasi lo sai dire me stesso, diciamo, quali erano le ragioni per cui a un certo punto una Corte che sta svolgendo una funzione precipua di dibattere, di giudicare determinati fatti, debba fungere da canale informazione, per oltretutto per un certo tipo di informazioni che, come mi pare, riconosco lo stesso imputato, il destinatario è già a conoscenza. Comunque, questo ripeto, è un mio pensiero ad alta voce. Sì, comunque, poi valuterà la Corte. Sulla esibizione di questa copia... Non mi oppongo. Sulla trasmissione praticamente delle copie di ulteriore copie. Su questo mi oppongo, io mi oppongo perché non ne vedo le ragioni. E del verbale di dibattimento. Il pubblico ministero non si oppone. Il ministero non si oppone alla esibizione, all'acquisizione di copie della lettera manoscritta e dattiloscritta esibita dalla difesa del Cutolo. Punto e virgola. Si oppone invece perché rituale, perché il rituale, perché non arrivivo. Perché il rituale è irrilevante ai fini del decidere. Ed irrilevante ai fini del processo. All'invio al Ministero di copia di detta lettera e dell'interrogatorio dibattimentale dell'imputato Cutolo Raffaele. Il Presidente accogliendo le richieste difensive autorizza l'esibizione della lettera in copia manoscritta e dattiloscritta diretta dall'imputato Cutolo Raffaele al presidente della prima sezione della Corte Assise d'Appello di Napoli data porta gennaio in data 1188 e ne dispone l'acquisizione al processo
ordinando che copia della stessa lettera aprite parentesi manoscritta e dattiloscritta chiudete parentesi del verbale di interrogatorio reso in questo dibattimento dal Cutolo vengano trasmessi a cura della Cancelleria alla Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena del Ministero di Grazia e Giustizia, per quanto di competenza, per quanto riterrà di competenza. Si procede quindi all'interrogatorio dell'imputato Cutolo Raffaeli, il quale a domanda risponde. Voi avete reso una sola dichiarazione, praticamente, protestante e innocente. Adesso ve la leggiamo. No, non mi ricordo se sono uno o sono due. Sì, lo so, è una sola. Ve la leggiamo e voi poi ci dite se la confermate. Allora, foglio 74. Sì, l'interrogatorio è rivisto il 7 ottobre 85. Prendo atto degli elementi esistenti a mio carico e in particolare delle dichiarazioni accusatorie provenienti dai pentiti Luigi Riccio e Mario Incarnato. Mi dichiaro innocente e completamente estraneo ai delitti attribuitimi. Le accuse non hanno nessun fondamento. Si tratta delle solite falsità di pentiti, tra virgolette, che mi accusano allo scopo di acquisire benemerenze presso i giudici. Non è vero anzitutto che io avessi motivo di ordinare l'uccisione di qualcuno dei Fabbrocino. Costoro, al contrario, sono sempre stati buoni amici dei Cutolo in genere e miei personali in specie, come potranno testimoniare tutti i cittadini di Ottaviano se i giudici vorranno disporre serie indagini in questa direzione. Escludo inoltre che i Fabbrocino fossero membri di Nuova Famiglia e come tali miei rivali in qualcosa. Aggiungo che ho avuto notizia dell'uccisione di Francesco dalla lettura dei giornali. A quell'epoca, a quel che ricordo, mi trovavo a Napoli per uno dei tanti processi. Avuta la notizia, volli fare le mie condoglianze a Mario, che si trovava come me nelle carceri di Napoli, ed egli le accettò con gratitudine tanto che ci abbracciammo. Tutto ciò non sarebbe accaduto certamente se io fossi stato il mandante dell'omicidio, nonché del ferimento dello stesso Mario. Preciso che il mio incontro con Mario Fabbrocino avvenne in tribunale durante un'udienza. Ad ulteriore dimostrazione dell'assurdità dell'accusa, faccio presente che nel 1970 proprio Mario Fabbrocino venne arrestato per avermi favorito durante la latitanza. Egli dunque era mio amico e tale rimase in seguito. Anche mia sorella Rosetta è in buoni rapporti di amicizia con tutti i Fabbrocino. È assurdo che proprio lei, come sostengono i miei accusatori, abbia organizzato l'azione e accolto nella sua casa di Ottaviano i sicari. Ignoro chi abbia ucciso Francesco Fabbrocino e tentato di uccidere il fratello. Ignoro il possibile movente di tali azioni criminose. Per quanto mi risulta, i fratelli Fabbrocino sono sempre stati onesti lavoratori. Riguardo agli altri imputati, conosco bene Davide Sorrentino, che è fidanzato di una mia nipote. Conosco bene anche il Pagano e il Duraccio, che sono miei compaesani. Si tratta di onesti lavoratori. Il primo fa il portalettere, il secondo l'infermiere. Ho conosciuto il Nuzzo soltanto in carcere. Non ricordo se ebbi ad incontrarlo a Napoli in occasione di un processo nel settembre-ottobre 80. La cosa è possibile, ma non lo ricordo con certezza. Non conosco affatto D'Alessandro Ernesto. No. Ho conosciuto il Riccio in carcere, ma da lontano, e non credo di avergli mai parlato. Ho conosciuto nelle carceri di Ascoli l'imperatrice, ora deceduto. Mi riservo di rendere ulteriori precisazioni al mio giudice naturale. Questo è... Confermo integralmente, comunque. Sì. Io credo che l'unica cosa che ha detto giusto il Riccio... Merda, che hanno fatto veramente un infamia, che ha ammazzato Ciccio Fabbrocino, Francesco Fabbrocino, il quale era un mio carissimo amico, e anche che hanno sparato a Mario Fabbrocino. Quella è l'unica cosa giusta. Poi vedo che si stanno venendo a acquistare questa coscienza a poco prezzo davanti al loro signore, comunque. Ma
che dovrebbe anche spiegare il perché hanno accusato e il perché non accusano, ma lei lo capisce benissimo, non c'è bisogno che glielo dico io. Confermi integralmente quanto dichiarato al giudice istruttore? A foglio 74 del volume 4. Virgola di cui ho avuto lettura dopo essere stato interrogato. Nuovamente ribadisco la mia assoluta innocenza in ordine ai reati contestatimi. Avete domande da fare? Io ne avrei una, Presidente. Vorrei che si chiedesse all'imputato come mai il Fablocino, pur negando di avere motivi di sapore con lui, abbia però negato questa circostanza di un abbraccio in occasione di un processo. Come spiega questa parte? Mario Fabrocino, praticamente, che è stato sentito, che è stato sentito in istruttoria, praticamente, ha detto che non è vero, non abbiamo nessun motivo di contrasto, di inimicizia e compagnia bella. Però non è proprio vero il fatto che lui mi ha dato le condoglianze per la morte di mio fratello, per il mio ferimento e mi ha abbracciato finanche. Questo dice Mario Fabrocino. Allora io la invito comunque, no, non so perché ha detto questo Mario comunque, la invito a chiamare quei coimputati che stavano con me in quell'occasione sotto al tribunale e tutta la scorta dei carabinieri comunque. Che io mi sono abbracciato con Mario Fabrocini, l'ho salutato, abbiamo parlato, soltanto non l'hanno voluto mettere nella cella dove stavo io comunque. Io scendevo dalla decima sezione, il processo con del tribunale, il presidente Calabrese, Gennaro Calabrese, e Mario scendeva da un suo processo sempre per un porto d'arma che l'avevano arrestato per forza proprio per il fatto. Dove a Napoli sempre? Sì, a Napoli, sì. Io stavo con 5-6 imputate comunque, come si chiamano? Lo stesso c'è tra Iafulli, Michele Iafulli, Giuseppe Serra, Domenica Radunanza, tra l'altro non gliel'ho fatto soltanto io, gliel'hanno fatto tutte le condoglianze, non soltanto io, non soltanto anche quest'altro coimputato. Potete vedere quel giorno quando è stato comunque, che vi invito a vedere alla corte comunque. Vedete e la quando realtà. Non vi ricordate più o meno l'epoca? In sostanza Maria è andata a fare proprio il processo per la pistola che gli hanno trovato, forse dopo sparato comunque, dopo nell'occasione che l'hanno sparato comunque. È stata la prima udienza che io venivo da Novara comunque. Gli hanno fatto per direttissimo il processo? Credo di sì, signor Presidente, ma se è facilissima a vedere comunque, il processo con la decima sezione. Quindi con la quinta tribunale, nell'aula della decima e della quinta tribunale. Quello quando è l'80-81? È un po' di tempo fa. No. Perché nel senso che, perché non mi ricordo se era la causa o era l'appello. Comunque. Lui fu sparato il 23 settembre dell'80, quindi sì, Non so se era la causa con il presidente Calabrese o era l'appello, ecco, non mi sfuggono tutte queste cose, però vi posso confermare, potete chiamare a tutti questi coimputati, tra cui avete anche il signor D'Amico comunque, c'era in quell'occasione con me tra l'altro comunque, c'era anche D'Amico comunque. D'Amico, come vi ho detto, Michele Iafulli, mi ricordo benissimo che hanno abbracciato anche loro, gli hanno fatto D'Amico ce l'abbiamo e dopo domani lo sentiamo. Poi c'era quindi Michele Iafulli che gli si è abbracciato. Radunanza Domenica, vi posso fare tutti i nomi. E poi c'erano i carabinieri, logicamente. Comunque. A contestazione risponde. Atto quanto ha riferito in istruttoria Fabrocino Mario. Negando che io gli feci le condoglianze per la morte del fratello e ci abbracciammo. E
Al processo a carico suo? Venivo da Re Bibbi, direttamente da Re Bibbi. Sì, ma in che veste eravate andate voi nel processo? Ma parla di un incontro casuale, nel salire e scendere. Nella stessa aula d'udienza? No, sotto al tribunale. Nelle camere di sicurezza di Castel Capuano. Ah, vabbè. Sostanza, signor Presidente, Mario scendeva dal processo. E voi dovete andare a farlo. Noi eravamo 7-8 di noi che salivamo a processo, una cosa così comunque. Ci siamo fermati a parlare 3 minuti, 4 minuti comunque. Sì. Io, non soltanto io, anche gli altri hanno fatto. Io gli feci le condoglianze e lo abbracciai. Nelle camere di sicurezza del Tribunale di Napoli. Sì, fuori le camere, perché vi ripeto, non hanno voluto mettere nelle camere, sì, tanto per precisare. Del Tribunale di Napoli. Sì, sì, sì. Lui ritornava nelle stesse da un processo celebrato a suo carico. Noi stavamo salendo, in sostanza, stavamo pronti per salire o scendere, insomma, viceversa, sì. Questa è la situazione. E con me c'erano per la detenzione e il porto illegale della pistola. Non, con precisione, signor Presidente, almeno così credo. Lui mi ha detto che è andato a fare questo processo per direttissima. Vi posso dire quello che sono andato a fare io, comunque. Allora. Abbiamo scritto prevenzione e porto illegale di arma di pistola praticamente. Credo relativa ai fatti del 23 settembre 1980, perché lui fu arrestato per la pistola. Processo celebrato per direttissima. Con me erano Michele Iafulli. Con me erano Iafulli Michele. Se ricordo bene, Michele Iafulli, Giuseppe Serra. Serra Giuseppe. D'Amico Pasquale. D'Amico Pasquale. Radunanza Domenico ed altri che non ricordo, insomma eravamo 7-8-10 imputati comunque. Ed altri i quali anche loro fecero le condoglianze a Mario. Tale di una decina di, massimo in... per un totale massimo di una decina di persone. Coimputati in un processo come me, virgola, fecero le condoglianze e abbracciarono il Fabbrocino Mario. Nessuna. Dal requisitorio del PM risulta che quest'udienza a cui sarebbe stato interessato il Cutolo è del 26/9/1980 innanzi alla sesta sezione del Tribunale. Se la Corte ritiene opportuno verificare che la causa a carico di Fabbrocino avvenne nella stessa data. 26/9/1980. Sì. Le condoglianze non poteva darle perché il non era amore. È 7 ottobre. Vabbè, quella è una causa 7 ottobre. Non è possibile. No, ma è una causa in prosieguo. Se noi era un'associazione. Perciò quella data non è utile. Vabbè, non hanno dato il primo giorno della data. Non è utile. Vabbè. Domande? Potete andare. La ringrazio. Prego. La facciamo in questo momento oppure dopo aver sentito l'altro testimone? Che richiesta? È una richiesta di perizia psichiatrica. Non l'avete fatto passare tutta l'istruttoria? No. Anni di istruttoria per farne una richiesta, la chiedete al dibattimento. Presidente, io personalmente sono intervenuto solo in questa in sede dibattimentale. Comunque vi è anche una ragione, abbiamo fatto anche fare l'interrogatorio
perché nell'eventuale accoglimento di tale richiesta non vi sarebbero motivi ostativi a un eventuale stralcio della posizione di Cutolo e si potrebbe continuare tranquillamente. Volete farla? Fate la richiesta. Dunque, la difesa... A questo punto il difensore dell'imputato Cutolo Raffaele. Senta, se ritenete vorrei anche un po' motivarlo, perché vi sono delle precedenti perizie da esibire, velocemente vorrei motivarlo. Dovete esibire queste perizie? Esibite. Può procedere, avvocato, alla motivazione, insomma. No, io voglio sottolineare che... Il difensore chiede che il proprio assistito venga sottoposto a perizia psichiatrica. Quindi ai sensi dell'articolo 85-88... L'articolo 85-88 codice penale. E 88-455 e 456 codice procedura penale. Presidente, molto brevemente vorrei dare una veloce motivazione. Alla base di questa situazione vi è un'imponente documentazione che io mi limiterò a sottolineare solamente per sommi capi. Vi è una sentenza della Corte d'Assise di Appello di Napoli che del 12 maggio 1977, sentenza passata in cosa giudicata, che sulla base di una precedente perizia ordinata dall'Ufficio Istruzione di Napoli nel giugno 1974, perizia che fatta dai professori Vilardi e Failla, diagnosticava nel Cutolo una epilessia psicomotoria, quindi con una conseguente degenerazione del carattere di tipo psicopatico ed epilettico. La perizia concludeva che al momento del fatto per cui fu fatto questo accertamento vi era un tale stato di mente da escludere totalmente la capacità di intendere e di volere dell'imputato. Sulla base di questa perizia, ripeto, la Corte di Assise di Napoli, ritenendo l'imputato totalmente infermo di mente e quindi non imputabile, ne disponeva il ricovero in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a 5 anni. Orbene, ricoverato in questo manicomio, il Cutolo successivamente fu ricoverato il 5 febbraio 1978, si allontana dopo un anno, evade da questo impropriamente da Versa e successivamente, mi sembra nel 79, dopo un anno appunto di sottoposizione a questa cura nel manicomio giudiziario, viene ripreso, ricatturato, ma contrariamente al disposto definitivo di questa sentenza non viene nuovamente ricoverato in questo manicomio per poter continuare le cure di cui aveva bisogno, ma viene incarcerato in un istituto di detenzione normale con delle conseguenze che di qui a un momento vedremo di aggravamento quasi irreversibile delle sue condizioni psicologiche. Successivamente, e siamo a luglio 1976, l'ufficio istruzione presso il Tribunale di Napoli ordina nuova perizia affidata ai professori Salvo, Ragozzino e Sanna. Poi su questo materiale, che è imponente, la Corte valuterà, deciderà, approfondirà anche non solo nelle conclusioni ma anche nelle motivazioni. E questa perizia dei professori Salvo, Ragozzino e Sanna conferma le conclusioni cliniche e medico-legali della precedente perizia di cui abbiamo parlato un momento fa, statuisce lo stato di epilettico del Cutolo e le sue marcate anomalie del carattere che sotto l'influsso, dice testualmente la conclusione, sotto l'influsso di stimoli dotati di azione psicodinamica portano ad azioni di brutale patologica aggressività. Quindi si riconosce uno stato non transeunte di una degenerazione prettamente umorale, ma parla addirittura di brutale patologica aggressività, quindi relegando a uno stato psicofisico reale e pregnante la malattia del Cutolo stesso. Quindi statuisce definitivamente questa seconda perizia che è priva totalmente delle capacità di intendere e soprattutto, sottolinea, soprattutto di volere, della capacità di volere. Quindi all'epoca dei fatti, siamo nel 76,
l'infermità viene ritenuta totale. Successivamente vi è una terza perizia ordinata dall'ufficio istruzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sempre nell'aprile 79, affidata ai professori Rizzi, Pagano e Quagliarella. Quindi questa perizia conclude in questo modo, che all'atto della commissione del reato, questa è contraria per la verità alle altre due, il Cutolo aveva capacità di intendere e di volere. Ma va fatta una notazione su questa perizia, perché ho detto è stata fatta nel 79, cioè nel periodo in cui il Cutolo era evaso, si era allontanato dal manicomio giudiziario ed era tuttora latitante durante il tempo di questa perizia. E difatti noi abbiamo un allegato alla perizia secondo il quale il giudice, nel momento in cui Cutolo viene ricatturato, fa una missiva ai periti dicendo: se vi sono problemi di osservazione diretta del periziando, il periziando è a vostra disposizione, è in stato di arresto. I periti dicono: no, grazie, abbiamo già fatto, quindi non ci sono problemi di osservazione, poiché abbiamo operato la perizia prettamente sui documenti. Questa è una critica che noi riteniamo di dover fare a questa perizia, critica che faranno anche le successive perizie che vedremo qui ad un momento. E ve n'è una quarta, questa volta del Tribunale di Novara, del luglio 1979, quindi nel periodo immediatamente successivo e con osservazione diretta del periziando. Questa perizia è affidata collegialmente a ben 5 professori: Franchini, Ponti, Portigliatti, Barbos e Toffanin, che concludono nel modo seguente: al tempo giudiziariamente rilevante, quindi in data odierna, c'è una perdurante infermità di mente, quindi vi è uno sviluppo paranoicale in personalità fanatica che per tipo ed entità è tale da scemare grandemente, ma senza escluderla totalmente per la verità, la capacità di intendere e di volere. Quindi vi è una sottolineatura in questa perizia circa la cronicità, la perduranza, la permanenza di questo tipo di malattie, che era al momento giudiziariamente rilevante tale, e poi anche in data odierna, cioè per tutto l'arco di tempo in cui è durata questa perizia. E ciò secondo noi è conseguenza di questo mancato ricovero al momento della cattura nell'ospedale giudiziario e non invece nelle carceri normali. Vi è una quinta perizia questa volta, e noti il Tribunale l'eterogeneità delle autorità giudiziarie che hanno disposto tali perizie e la collegialità dei periti scelti sempre in situazioni, momenti e specializzazioni diverse. Questa è della 20ª sezione del Tribunale di Roma ed è del 25 ottobre 1980, affidata ai professori Beningasa, Stagni, Bonviglio e Fontanesi. Al momento dei fatti, concludono questi periti, è infermo l'imputato della seguente malattia, psicosi paranoica primaria, e tale stato di mente esclude totalmente la sua capacità di intendere e di volere. Attualmente, cioè al momento del deposito della perizia, che è un anno dopo i fatti, è attualmente affetto ancora da questo tipo di malattia. Abbiamo una penultima perizia dell'ufficio istruzione del Tribunale di Nuoro, che è del 10 ottobre 1982, e questa perizia, seppure con una conclusione un po' diversa da quelle numerosissime che hanno diagnosticato una totale infermità di mente, porta a conclusioni, dicevo, un po' diverse, ma con una notazione interessante che potrà senz'altro interessare il giudizio della Corte in questo momento. La perizia conclude: è affetto da personalità caratteriale ed è sociopatico, con manifestazioni paranoidee e epilettoidi, però non tali da scemare grandemente o escludere totalmente la capacità. Invece, questa è la notazione a cui faccio riferimento e sottopongo all'intelligenza critica della Corte, questa infermità ha caratteristiche di ingravescenza, e sottolineo testualmente nelle conclusioni: l'attuale stato di stretto isolamento può costituire causa di ingravescenza.
questa perizia dell'82, la Corte tenga presente che da questa data e anche prima di questa data il Cudolo è stato segregato, come diceva con termine appropriato il Presidente della Corte nel dettare poco fa verbale, è stato segregato nel carcere della Sinara fino a tuttora nel più completo isolamento. Quindi se questa previsione, che è una previsione che si sposa con una conclusione che non è neanche tanto favorevole alla tesi che noi portiamo avanti, è esatta, sarà anche esatta questa previsione di sistematica e irreversibile ingravescenza del fenomeno di aggravamento dello stato di salute mentale del Cudolo nella persistenza appunto dell'isolamento, cosa che dall'82 fino all'87-88 è avvenuta puntualmente. E vi è un'ultima perizia, ed è queste due ultime che interessano, anche rapportata al fatto reato contestato in questo processo, che è dell'ottobre 1982, l'incarico, per la precisione il 14 ottobre 82, il deposito avviene il 18 marzo 85, dopo ben 3 anni di osservazione del periziando e di approfondito studio anche di tutte le precedenti perizie. Quest'ultima perizia affidata al professor Mele, Ferrari e Cascella conclude nel modo seguente: il Cudolo è affetto da paranoia primaria che è antecedente ai fatti, questa paranoia primaria, che sono dell'81, si badi bene, quindi dell'81, i primi dell'81, pochi mesi dopo il fatto reato contestato in questo processo, che mi sembra del settembre-ottobre 1980, quindi nel periodo in cui Cudolo viene ritenuto incapace di intendere e di volere. Questa paranoia primaria è presente, è persistente anche all'epoca del conferimento dell'incarico, dice la perizia, dell'82, e persiste attualmente al momento del deposito, cioè nel marzo 1985. Quindi noi sottolineiamo che, persistendo questa documentazione imponente che la Corte valuterà, persistendo lo stato di isolamento che si è ulteriormente aggravato dal 75 fino alla data odierna, noi riteniamo che vi siano tutti i requisiti che la legge prevede, cioè i gravi e fondati indizi affinché in dibattimento si possa procedere a un nuovo accertamento peritale. Riteniamo che se sono vere le accuse qui contestate in questo processo, si dovrebbe trattare, e faccio riferimento a delle emergenze processuali secondo le quali il Cudolo avrebbe da lungo tempo meditato e premeditato di colpire la famiglia Fabbrocino. Se questo è vero, noi dovremmo parlare, alla luce di queste perizie, addirittura di una premeditazione psicotica, clinica, quindi affetta da uno stato morboso. Per cui la Corte voglia accertare, sulla base di questa attualità del vizio, sulla questa progressività della malattia, voglia accertare attualmente e lo stato del Cudolo, cioè confermare se è vero o meno che nell'80-81 il Cudolo era affetto da questo vizio totale di mente, se attualmente è guarito oppure persiste questo stato di totale infermità di mente, e nonché, alla luce anche delle ultime manifestazioni del Cudolo, questi scioperi, queste proteste, questo suo essere in giudizio in questo modo, accertare infine la capacità di poter stare utilmente in giudizio e potersi difendere così come la legge prescrive. Allora, esibite perizie. Sì, allora, sì. Abbiamo detto? Il difensore. Esibisce, quante ne sono perizie, avvocati? No, non mi fate vedere tutti i fogli. Quelle che ho citato. Come? Sono 7 perizie, Presidente. Esibisce il dispositivo della Corte di Assise che ordinava il ricovero nel manicomio. Esibisce numero 7 fotocopie di perizie. Tutte di ufficio, sì, abbiamo tralasciato volutamente le relazioni di parte. Di perizie di ufficio in altri processi.
in cui è riconosciuta la totale infermità di mente dell'imputato Cutolo. Contrario, dice Petrone, la nuova perizia. La difesa ritiene nella sua coscienza e sulla base di degli atti che ha studiato di poter chiedere e insistere. Poi l'imputato, quello è anche vero che l'ubriaco non dice mai di esserlo. Venite avanti, Cuto. Fate venire Cutolo avanti. Voi non volete la perizia? Signor Presidente, sono contrario perché io ho effettuato un sacco di perizie psichiatriche comunque. Io per legge dovrei stare, non sono pazzo, però io per legge dovrei stare al manicomio. Anche il Tribunale di Strasburgo disse che io dovevo stare al manicomio, io sono nelle carceri, nelle supercarceri, perciò non mi interessa, no, è che non voglio effettuare un'ennesima perizia, anche perché oggi come oggi farei il gioco di un certo potere e di chi mi vuole pazzo. Sono questo, insomma, non desidero effettuare nessuna perizia più. Comunque. Avvocato, perché, ripeto, io, tra intendete l'altro, adesso il conflitto che si sta sorgendo tra voi e il vostro assistito, praticamente. E quindi o voi ritirate la richiesta o rinunciate al mandato, praticamente, se state in conflitto, perché in questa situazione voi non potete praticamente continuare diciamo il dibattimento. No, ma può valutare la cosa. Lui non vuole essere ritenuto pazzo, praticamente, né allo stato degli atti né con una nuova perizia, no, perché altrimenti farebbe il gioco di chi per pazzo lo vuol far passare, ma praticamente. Ma è anche Presidente, però diciamo il difensore è un assistente tecnico dell'imputato, insomma non è uno stato soggettivo, cioè poi diciamo è una scelta dell'imputato revocare o meno il mandato. Presidente, io vorrei chiarire una cosa, se mi è consentito. Vorrei chiarire una cosa, se mi è consentito, no? Cioè io volevo chiarire solamente questo, nei limiti della dialettica processuale. Facciamo un esempio, mettiamo che al posto di essere pazzo si parlava di cancro. L'imputato dice: io non vorrei essere affetto dal cancro. Cioè, la pazzia non è uno stato soggettivo che uno può ritenere o non può ritenere. Cioè, io ritengo dalle carte di poter fare questa richiesta e insiste. Se la Corte riterrà di poter ordinare una perizia, il Cutolo sarà libero al momento di farlo di rifiutarsi di sottoporre o meno. Io penso che vada inquadrato in questo senso. Signor Presidente, ma il punto poi lascio all'imputato. Ma il punto è anche un altro, nel senso che io stavo al manicomio, giusto come ha detto l'avvocato, mi sono allontanato, volete dire sono evaso, comunque. Sono stato assolto perché allontanamento, giustamente dall'ospedale psichiatrico. E quindi mi hanno rimandato nei supercarcere comunque, e che con me non rispettano proprio la legge. Quindi io non desidero effettuare un'ennesima perizia, proprio capito. Perché oggi, come alla luce di oggi, vi ripeto, lei mi ha capito comunque, fra il gioco di un certo potere e di chi mi vuole pazzo comunque. Abbiamo detto che esibisce 7 fotocopie di altrettante perizie di ufficio in altri processi e compagnia bella. A questo punto l'imputato Cutolo Raffaele dichiara. Che non intende avvalersi delle perizie testé esibite dal difensore e che non essere sottoposto a nuova perizia psichiatrica in quanto si ritiene normale e non pazzo, come si vorrebbe affermare, come si vorrebbe farlo passare da chi ha interesse a farlo apparire tale. Farebbe comodo a tanti comunque. Come? Quello farebbe comodo a tanti comunque. Quello, già dico la verità e non mi credono. Un domani se le direi, ma che io vuoi accontare? Ecco, che quello è pazzo, non può essere tutte queste. Va bene, allora potete tornare al vostro posto. Mi ascolti. Prego. Non revocate il mandato all'avvocato che ha chiesto la perizia.
Insomma, volete